Gli incontri con gli antichi. Stasera c'è la conferenza del professor Uglione con Lucrezia. Lucrezio visse nascosto secondo il precetto epicureo e poco scrisse di sé. Itria nomina, Tito Lucrezio caro, poco ci dicono sulle reali condizioni della sua famiglia. Non si sa dove nacque, né quando nacque, né quando morì. Probabilmente sulla base di Svetonio, nella sua cronaca Gerolamo lo fa nascere nell'anno 94 avanti Cristo, ma un manoscritto dalla cronaca riporta invece la notizia sotto l'anno 96. Gerolamo aggiunge che il poeta divenne pazzo per un filtro d'amore, propinare bevande magiche era pratica assai diffusa nell'antichità, adesso si usano altri mezzi, che scrisse un'opera in più libri negli intervalli di lucidità, che Cicerone pubblicò quest'opera e che infine Lucrezio si suicidò nel 51-50 oppure 53-52. Ecco la notizia di San Gerolamo. Titus Lucrezius poeta nascitur postea. Amatorio populo in furore inversus, cum aliquot libros per intervalla insanie conscripsisset, quos poste a Cicero emendavit propria se manu interfecit anno etatis quadragesimo quarto. Tuttavia la data del 55 avanti Cristo sembra sicura, perché nel febbraio dell'anno seguente, in una lettera al fratello Quinto, Cicerone accenna fugacemente al poema di Lucrezio. Non deve stupire il plurale che troveremo, poemata, perché può indicare una singola opera di ampie proporzioni. Come la presenta, accenna quest'opera di Lucrezio come a una novità letteraria. Lucrezi poemata ut scribis ita sunt, multis lumidibus ingenii, multe tamen artis. Così i codici nell'epistola ad Quintum Fratrem 293, probabilmente in seguito alla omissione di una N abbreviata da leggere non davanti a multe, sarebbe quindi questa attenuazione di giudizio positivo, non multe tamen artis. Ora, dato che il poema fu pubblicato da Cicerone, Cicero emendavit, dice Girolamo, e non dall'autore, bisogna pensare che questi non fosse più in vita. Di qui la probabilità che il 55 avanti Cristo sia l'anno della morte di Lucrezio. E se nel 55 aveva veramente compiuto i 43 anni, era nato nel 99-98 avanti Cristo. Una sola cosa è certa, nato nel primo decennio del primo secolo avanti Cristo, dal 99 al 94, il poeta morì verso la metà di quel secolo, dal 55 al 50. Queste sono un po' le coordinate cronologiche, 99-94-55-50. Visse a Roma dedicandosi alla sua fede in Epicuro e alla poesia, e a Roma entrò in rapporto con l'aristocratico Gaio Memmio, da identificare quasi sicuramente con quel Gaio Memmio, protettore di Catullo. Molte perplessità hanno sempre suscitato le altre notizie di Gerolamo, che non trovano riscontro altrove. Primo, la storia del filtro d'amore, l'amatorium poculum. Secondo, la composizione del poema per intervalla insanie, e terzo, il suicidio. Costruzioni fantasiose, lo sappiamo, non sono rare nelle biografie antiche, e per quanto riguarda Lucrezio è facile pensare ad una leggenda
nata in ambiente cristiano o comunque anti-epicureo. Il presunto delirio ateistico del seguace di Epicuro e i toni di acceso fervore del poema possono essere stati intesi come segni di vera e propria follia. Basti pensare poi, 2000 anni dopo, in Unione Sovietica, no? I dissidenti erano considerati folli e mandati in manicomio per essere curati. Quindi qui abbiamo un caso analogo. Se la notizia avesse avuto una certa diffusione prima di Gerolamo, perché questa è la cosa curiosa, che prima di San Gerolamo non circola questa notizia sulla follia di Lucrezio, neanche in ambiente cristiano. Si capirebbe male il silenzio di apologisti cristiani come Arnobbio e soprattutto Lattanzio, autore, come tutti sanno, di quel De mortibus persecutorum, tutto basato sul topos dell'atroce morte dei nemici di Dio. Di Lucrezio ci è giunto il De rerum natura. La natura. Un poema didascalico in esametri che si propone di diffondere il verbo di Epicuro nell'ambito di quella classe dirigente colta alla quale apparteneva il dedicatario del poema stesso, Gaio Memmio. Il De rerum natura è strutturato in tre diadi, cioè sezioni di due libri ciascuna, e che espongono rispettivamente la fisica, la psicologia e la cosmologia epicurea. Prima del De rerum natura, la letteratura latina non aveva prodotto opere di poesia didascalica di grande impegno. Ennio scrisse in settenari l'Epicarmus e l'Euemerus, la letteratura ellenistica, che è sempre modello per gli autori latini, seguendo l'autorevole esempio di Esiodo, aveva al contrario impiegato il verso tipico dell'epos, cioè l'esametro, nel quale erano scritti i fenomeni di Arato, gli alexifarmaca e i teriaca di Nicandro di Colofone, tutte opere tradotte a Roma più di una volta. Sappiamo anche di una famosa traduzione di Cicerone dei Fainomena di Arato. La tradizione latina non offriva dunque esempi di poesia didascalica di grande respiro. D'altra parte, rispetto ai poeti ellenistici, Lucrezio si differenzia nettamente in quanto ambisce a descrivere, ma soprattutto a spiegare, ogni aspetto importante della vita del mondo e dell'uomo, e a convincere il lettore con argomentazioni e dimostrazioni serrate della validità della dottrina epicurea. La tradizione ellenistica ricerca invece la sua ispirazione in argomenti tecnici e in gran parte sprovvisti di implicazioni filosofiche. Lucrezio recide dunque decisamente lo stretto legame con la poesia ellenistica. E già nel conferire al suo poema un argomento filosofico si riconnette alle opere degli antichi pensatori greci che avevano lo stesso titolo per i Physeos sulla natura, compreso il grande maestro Epicuro. Lo stesso titolo del poema lucreziano. Lucrezio restituisce insomma al genere didascalico l'originario esiodeo compito di farsi reale portatore, di farsi veicolo di un messaggio che è per il poeta il movente principale al suo far poesia. Un messaggio, questo è molto importante per capire Lucrezio, che rappresenta un vero e proprio evangelium. Una buona novella, un annuncio alla umanità angosciata
di salvezza e di liberazione dal terrore degli dèi e dal terrore della morte, mediante la nature species ratioque, che si potrebbe tradurre, è il calco del greco fisiologia, ma come potremmo tradurre? La conoscenza razionale della natura. Riappropriatosi della sua funzione originaria, il genere presenta subito una ambiguità di fondo. L'interlocutore del messaggio di Lucrezio è il suo nobile amico Gaio Memmio, ma è chiaro che il destinatario reale è un pubblico ben più vasto, colto ma non eccessivamente elitario. Così era accaduto con Esiodo, che si rivolgeva al fratello Perse, o con Empedocle, che indirizzava il suo poema fisico al medico Pausania, ma in realtà rivolgevano il loro messaggio a un pubblico ben più vasto. La consapevolezza dell'importanza della materia determina il tipo di rapporto che Lucrezio instaura con il lettore discepolo, il quale viene continuamente esortato affinché segua con diligenza il percorso educativo che l'autore gli propone. E questa una ulteriore, fondamentale differenza rispetto alla poesia didascalica ellenistica. Lucrezio propone al lettore una verità, una ratio sulla quale è obbligato il lettore a esprimere un chiaro giudizio di consenso o di rifiuto. Da questo discendono alcune delle caratteristiche essenziali del poema, prima fra tutte la frequenza delle apostrofi al lettore e la rigorosa struttura argomentativa. Qui superiamo tutte le aporie della critica crociana e con con queste differenze artificiose tra poesia e non poesia, e tutta poesia quella di Lucrezio, anche nelle parti più apparentemente prosaiche, perché l'argomentazione è parte integrante del suo fare poesia, deve convincere il lettore. Se il messaggio che propone è un evangelion, è una buona notizia, allora dovrà convincere il lettore, ma per convincerlo dovrà anche argomentare, e queste parti argomentative che a noi sembrano così aride sono in realtà poesia, perché riflettono proprio l'intenzione del poeta. E io dico sempre, Lucrezio bisogna vederlo nei panni del missionario, il missionario che è così entusiasta del suo messaggio di salvezza, che cerca di convincere in tutti i modi e non si limita ad una esposizione fredda. Citiamo come esempio di rigorosa struttura argomentativa il famoso terzo libro, il libro che forse più di ogni altro testimonia la perizia argomentativa di Lucrezio. La parte centrale del libro, versi 94-829, dedicata alla confutazione del timore della morte, è suddivisa in due sezioni. Prima si dimostra che l'anima è materiale, cioè composta di atomi. Poi si affronta il problema chiave. Ma se l'anima è materiale, l'anima deve essere anche mortale. Seconda parte, versi 417-829. In questi 400 versi, Lucrezio propone sentite, 29 diverse prove per sostenere il suo assunto. Non tutte ugualmente solide queste ove, 29 prove. Ma il loro accumularsi, il dispiego di strumenti retorici creano un insieme di innegabile forza persuasiva. Altro che poesia e non poesia di crociana memoria.
pur avendo dimostrato scientificamente, si fa per dire, tra virgolette, scientificamente, la mortalità dell'anima e il fatto che con la morte cessa per noi ogni forma di sensibilità, Lucrezio si rende conto che questo non è sufficiente a distogliere l'uomo dal dolore di dover abbandonare la vita. Per convincerlo, allora, dà la parola. Nel finale del libro, terzo, alla voce della natura stessa. Abbiamo questa bella prosopopea della natura, che si rivolge direttamente all'uomo e gli dice: ma se la vita trascorsa è stata per te colma di gioie, allora tu poi perché fai tante storie per morire? Tu sei come un convitato sazio e felice dopo un banchetto, ti alzi e te ne vai. Se al contrario la tua vita è stata segnata da dolori, sofferenze, sventure, beh, perché desideri che questa vita, questa valle di lacrime, continui? Anche qui ritirati in buon ordine e ringrazia appunto la natura, che anche in questo caso è buona nei tuoi confronti. Nella scelta poetica di Lucrezio, cioè di predicare, dicevo prima, Lucrezio come missionario, come predicatore, no, è proprio il contrario di Cicerone, che espone, no, vuole divulgare le filosofie, le varie filosofie greche, ma con freddezza, la freddezza di un autore di un manuale di filosofia. Lui no, lui è un predicatore. Quindi questa scelta poetica di Lucrezio, di predicare il verbo, diremmo noi, il verbo di Epicuro, che è un verbo di verità, di liberazione. Epicuro sovente in questi elogi è presentato come soter, euergetes, liberatore, benefattore dell'umanità. Si è voluto vedere in questa scelta poetica di Lucrezio, perché qualcuno ha detto: ma perché allora non ha scritto un bel trattato in prosa e si è cimentato invece con un poema in versi? Questo è un problema grosso, Si è voluto vedere un contrasto fra Lucrezio e il maestro Epicuro, il quale, come noto, condannava la poesia come perturbatrice attraverso il pathos della serenità interiore, di questa imperturbabilità che è il telos del sapiente epicureo, l'ataraxia. È però probabile che nell'ambito dei seguaci dell'epicureismo il tema dell'arte fosse stato ridiscusso, poiché Filodemo, filosofo poeta come sappiamo, si occupò di retorica, di poetica, di musica. E pur negando alla poesia un valore pedagogico, le riconosceva la possibilità di fornire un piacere estetico. Egli stesso compose epigrammi prevalentemente erotici, come sappiamo. Pensate al filosofo Filodemo di Gadara, epicureo, che scrive epigrammi erotici. È dunque lecito formulare l'ipotesi che almeno in ambiente romano il contrasto fra poesia e saggezza epicurea fosse meno sentito che dal fondatore della scuola. Inoltre, non è da escludere che nella sua scelta Lucrezio sia stato guidato dal desiderio di raggiungere gli strati superiori della società, con un messaggio che non avesse niente da invidiare alla bella forma di cui talora si ammantavano le altre filosofie. In effetti, la poetica lucreziana è del tutto consapevole. Alla poesia, Lucrezio assegna proprio quella funzione pedagogica che le era negata da Filodemo. Per Filodemo è una funzione ludica, qui invece è una funzione pedagogica. Lucrezio espone due volte
Verso la fine del primo libro e all'inizio del quarto, con versi quasi identici, grosso problema critico. Abbiamo due blocchi uguali alla fine del primo libro e all'inizio del quarto libro. Versi quasi identici, esprime la propria concezione della poesia, che adesso sentiamo dalle vive parole di Lucrezio, è il primo testo che trovate nell'antologia distribuita e che sarà letto dal professor Stefano Bove dell'Associazione Ideali, che qui ringrazio per la collaborazione. Dopo commenteremo il brano. Ora apprendi ciò che resta e ascolta con maggiore chiarezza. Non sfugge al mio animo quanto la materia sia oscura, ma una grande speranza di gloria ha percosso il mio cuore con la punta del tirso e insieme m'ha infuso nel petto un soave amore delle muse. E ora, infiammato da esso, percorro con mente impetuosa gli impervi luoghi delle Pieridi mai prima d'ora segnati da piede mortale. Mi inebria raggiungere le fonti intatte e trarne sorsi, mi inebria spiccare nuovi fiori e trarne al mio capo una splendida ghirlanda di cui mai ad alcuno prima di me ombreggiarono le tempie e le muse. Prima perché di sommi argomenti ragiono e m'adopro a districare gli animi dai nodi di vane superstizioni. Poi perché su un'oscura materia compongo versi così limpidi, aspergendo ogni cosa della leggiadria del canto. Infatti, anche ciò non sembra senza ragione. Come i medici, quando cercano di somministrare ai fanciulli l'amaro assenzio, prima cospargono l'orlo della tazza di biondo e dolce miele, affinché l'inconsapevolezza dei fanciulli ne sia illusa fino alle labbra. E frattanto beva l'amaro succo dell'assenzio, senza che l'inganno ne nuoccia, e anzi, al contrario, in tal modo rifiorisca e torni in salute. Così io, poiché questa dottrina appare spesso troppo ostica a quanti non l'abbiano conosciuta a fondo, e il volgo ne rifugge e la borre, ho voluto esporla a te nel melodioso canto pierio e quasi aspergerla del dolce miele delle muse, se per caso in tal modo io potessi trattenere il tuo animo con questi miei versi fin quando tu attinga l'intera natura dell'universo e di quale forma essa consista e sia d'ora. Come si può vedere da questo autentico manifesto poetico, la concezione lucreziana della poesia che emerge è tutta incentrata sulla rivendicazione di una assoluta originalità, dovuta a due motivi. Il primo è l'importanza degli argomenti trattati, verso 930, magnis doceo de rebus, e la funzione liberatoria della sua poesia. Il secondo motivo è che su un argomento tanto difficile sono stati composti da lui, Lucrezio, versi tanto luminosi, in tutto infondendo il fascino delle muse. Obscura de re tam lucida pango carmina, museo contingens cuncta lepore, verso 933 e seguente. Notate il contrasto? Obscura, lucida, quasi luce, tenebre, oscurità e luce, la luce dei versi che illuminano l'oscurità dell'argomento.
La bellezza formale ha però anche una ragione extraestetica, una funzione strumentale. Mira innanzitutto a docere, più che a delectare. E ha una funzione psicagogica, che Lucrezio esprime con un paragone divenuto poi canonico, pensiamo al tasso. Il museus, l'epos è come il miele spalmato sull'orlo di un bicchiere, per indurre i bambini a bere una medicina amara. Infatti la dottrina epicurea è a prima vista poco attraente, dice appunto al verso 943 seguente, videtur tristior, chi traduce poco attraente, chi traduce, è un comparativo assoluto ovviamente, un po' troppo arida. Ma l'idea è bella, un po' triste questa materia, la fisica. Ma Lucrezio spera che, cospargendola di una dolce poesia, verso 945 seguente, suavi loquenti carmine pierio, possa essere più facile farla accettare. Quindi vedete, la poesia che ha una funzione puramente strumentale e psicagogica. La funzione di veicolo delle idee assegnata alla poesia consente anche di spiegare alcune particolarità compositive e stilistiche del De Rerum Natura. Per esempio l'uso insistito di nessi che collegano una parte della trattazione all'altra come formule di transizione. Formule per croce non poetiche, non poesia, preterea, scilicet, nimirum, quinetiam, nunc age, quod superest, non ne vides. Queste formule di transizione non sono, come si disse per decenni sotto l'influsso di Croce, cadute di tono, ma sottolineature dei collegamenti tra momenti successivi di una esposizione che mira innanzitutto a docere, ma direi di più, a convertire. Quindi a muovere anche, a flettere animum, e che perciò deve evidenziare la scansione del discorso. Ma il brano appena letto è importantissimo, per questo che l'ho messo, anche se è un po' troppo tecnico, ma è fondamentale per capire Lucrezio. È importantissimo anche per la problematica con presenza, che qui balza in tutta evidenza, di ben note polarità insite in Lucrezio, tra dichiarazioni teoriche di poetica e prassi compositiva. Vale a dire, tra scelte stilistiche arcaizzanti, come vedremo, e adesione ad alcuni principi fondanti la rivoluzione neoterica, come la ricerca orgogliosa, che abbiamo visto, della novità, della originalità, dello sperimentalismo. Tra richiami ad una concezione della poesia come ispirazione ed entusiasmos, e consapevolezza di agire secondo una ratio. Ecco queste polarità che sembrano aporie. Arcaismo e neoterismo, entusiasmos e ratio. Queste scelte stilistiche sono segnali di una poetica che intende da un lato richiamare la solennità sacrale dell'epica e della tragedia, soprattutto eniane, dall'altro entrare in concorrenza con esse per sostituirvi una poesia portatrice di verità che sia però altrettanto nobile quanto l'epica tradizionale. E qui cito una delle più belle frasi che io abbia incontrato nella critica lucreziana, di un vecchio studioso degli anni 30 del secolo scorso, un certo Martin, francese, che dice, lo leggo in francese, questo bel francese, sentite, Lucrèce s'intéresse à ses atomes comme Homère à ses héros.
mi viene voglia di tradurre: Lucrezio ama, non si interessa, ama i suoi atomi come Omero ama i suoi eroi. Per questi aspetti di serietà e per la patina arcaica del suo stile, la poesia di Lucrezio sembra antitetica, e lo è in parte, questo è ovvio, a quella neoterica. In realtà si trovano in lui anche elementi che dimostrano come abbia tenuto conto delle esigenze di rinnovamento cui si ispirarono i neoteroi. Nei versi 925 e seguenti, Lucrezio si presenta come il poeta che raggiunge per primo, e lo dice con orgoglio, gli impervi terreni delle muse Pieridi per attingere ad una nuova fonte di poesia e conquistare così la corona di gloria. Avia Pieridum per agrolo canulli usante trita solo juvat integros accedere fontis acqua urire juvat que novos decerpere flores. Riproducendo così il gesto di consapevolezza orgogliosa che Callimaco aveva reso un topos della poesia ellenistica. Altra polarità tipica di Lucrezio è quella che vi ho detto tra l'entusiasmos e la ratio. Anch'essa è presente nel brano che abbiamo appena esaminato. In esso, versi 922 e seguenti, si parla da un lato del tirso ardente, acri percussit tirso, la metafora dello strumento rituale delle baccanti connette l'ispirazione poetica con la sfera dionisiaca, il contrario del razionale, l'irrazionale per natura, il dionisiaco, no? Acri tirso, che ha colpito percussit il cuore del poeta, così da infondervi incussit, notate la bellissima figura etimologica, percussit, incussit, così da infondervi l'amore per la poesia, che ora lo infiamma e lo ispira. Quindi qui abbiamo una visione della poesia come ispirazione irrazionale, del poeta enteos, posseduto dal dio come una baccante, come una menade, come Dioniso. Dall'altro invece abbiamo appunto questa presenza dei lucida carmina, lucida, razionali anche, in composti obscura de re, verso 933 e seguente. Gli elementi della passionalità, del furor poetico posto al servizio di una missione didattica vissuta con ardore eccezionale, e della ratio, furor e ratio, sono presenti non solo a livello di enunciazione poetica, ma anche di realizzazione. Il De rerum natura, infatti, è tenuto insieme da rigorosi e ribaditi passaggi logici che sviluppano un discorso coerente, ma spesso i quadri collegati tra loro da tali nessi sono ricchissimi di pathos e tendono chiaramente, attraverso l'espressione esasperata e drammatizzata, a quello che la retorica definiva genus grande e sublime. Il fine didascalico del poema non si realizza compiutamente con la semplice esposizione, per quanto ravvivata dalla immaginazione poetica della filosofia epicurea. Esso è presente anche nello sviluppo accentuato di parti che, collegate logicamente all'argomento trattato, sono elaborate come episodi narrativi o descrittivi destinati a imprimersi con grande evidenza nella mente del lettore. Tali episodi assumono il maggiore rilievo all'inizio e alla fine dei singoli libri. Per esempio, il primo libro, come tutti sanno,
si apre col notissimo inno a Venere, che ingloba l'esposizione dell'argomento fondamentale del poema e la dedica a Memmio. A prima vista ci troviamo fin dalle prime battute del poema dunque di fronte ad una contraddizione di non lieve momento. Come sappiamo, l'epicureismo non aveva negato l'esistenza degli dèi, ma li aveva relegati, beati e indifferenti, agli eventi del nostro mondo. Solo uno tra i tanti esistenti, tra l'altro, li aveva relegati negli spazi celesti che separano l'uno dall'altro questi mondi, come dice Lucrezio, negli intermundia. Per Epicuro gli dèi sono inaccessibili a benevolenza e ira, ed è dunque vano invocare o temere il loro intervento negli affari della nostra vita. La forma veramente corretta di venerazione del divino consiste nella sua contemplazione come modello etico di perfetta ataraxia, di perfetta imperturbabilità. Gli dèi sono per noi, per i sapientes ovviamente, modello di atarassia. E proprio perché sono atarattici non si prendono cura degli uomini. Ecco il motivo di questa visione antiprovvidenziale dell'epicureismo. Gli dèi esistono ma non si curano degli uomini, perché perderebbero la loro atarassia. Ma gli dèi sono modelli di atarassia per gli uomini. Allora, perché dunque il poeta inizia il suo poema proprio con una palese infrazione a quella ortodossia epicurea che altrove dichiara di voler rispettare con cura meticolosa? Certo, un grosso peso ha avuto in ciò la consolidata tradizione letteraria di cominciare un'opera poetica con una invocazione alla divinità. In apertura dei poemi epici, come sappiamo, sono invocate per lo più le muse, così Omero, così Ennio, così Virgilio, Andra Boienebe Musa, eccetera. Lucrezio stesso, in un altro passo, nel libro VI, cede brevemente, sia pure senza il pathos intenso che qui pervade l'apostrofe a Venere, a tale uso tradizionale. Tu mostrami innanzi la via, o musa ingegnosa, o calliope, riposo degli uomini e piacere degli dèi, perché dietro la tua guida io possa ottenere con insigne elogio la corona. Ma il tono di entusiasmo e di accoramento che fa di questa invocazione a Venere una delle più vibranti dell'antichità, la sua stessa ampiezza, escludono trattarsi solo di un passivo adeguamento ad un uso convenzionale. E del resto, perché Lucrezio non si è rivolto alla musa? Poteva farlo, se voleva soltanto non venire meno ad un'antica tradizione, ad una convenzione letteraria. Perché ha scelto proprio Venere, una dea molto più impegnativa di una musa? È ovvio che per superare questa apparentemente insanabile contraddizione noi dobbiamo leggere la figura di Venere a diversi livelli. E il testo stesso che ci aiuta, il testo 2, che adesso il nostro lettore ci leggerà, ci aiuta perché incomincia così. Basta prendere i tre epiteti che connotano la dea. La dea che viene definita Eneadum genetrix, hominum divunque voluptas, alma Venus, quindi Enea e Venere e genetrix e voluptas e alma. Quindi primo livello, Venere è innanzitutto la divinità della tradizione mitologica romana, Eneadum genetrix. Venere è genitrice di Enea, come sappiamo, secondo il mito, capostipite dei Romani. E difatti dice Eneadum genetrix, non Romanorum
genetrix. Quindi è progenitrice dei Romani. I Romani discendono da Enea, Enea discende da Venere, quindi, insomma, questa Venere è poi da considerare una, tutto sommato, una divinità laica in cui tutti possono credere, anche gli atei. È la madre di Enea e dei Romani. Secondo, il secondo livello, Venere è definita però hominum divunque voluptas. È il simbolo, è l'ipostasi, è l'allegoria del piacere, della edone, che rappresenta nel duplice aspetto di piacere cinetico e catastematico il sommo bene per la filosofia epicurea. E infine, terzo livello, alma Venus, è la forza vitale della natura. Venere, l'ipostasi della forza vitale della natura, aggregatrice degli atomi, che presiede alla crescita e alla propagazione delle varie specie vegetali e animali dell'universo. Ma tutti questi livelli simbolici, ugualmente presenti grazie alla polisemia e del linguaggio poetico, sono sintetizzati mirabilmente nella splendida concretezza delle immagini con cui è descritto il trionfo della dea nel risveglio primaverile della natura. E leggiamo, e questo è l'ultimo brano di questa prima puntata, questo mirabile testo, questo proemio del De Rerum Natura, questo inno a Venere. Testo 2, Lucrezio 1.1.43. Madre degli Eneadi, voluttà degli uomini e degli dei, alma Venere, che sotto gli astri vaganti del cielo popoli il mare solcato da navi e la terra feconda di frutti, poiché per tuo mezzo ogni specie vivente si forma e una volta sbocciata può vedere la luce del sole. Te, o Dea, te fuggono i venti, te è il tuo primo apparire, le nubi del cielo. Per te la terra industriosa suscita i fiori soavi, per te ridono le distese del mare, e il cielo placato risplende di luce diffusa. Non appena si svela il volto primaverile dei giorni, e libero prende vigore il soffio del fecondo zefiro, per primi gli uccelli dell'aria annunziano te, nostra Dea, e il tuo arrivo, turbati i cuori dalla tua forza vitale. Poi anche le fiere e gli armenti balzano per i prati in rigoglio e guadano i rapidi fiumi. Così, prigioniero al tuo incanto, ognuno ti segue ansioso dovunque tu voglia condurre. E infine, pei mari e sui monti e nei corsi impetuosi dei fiumi, nelle frondose dimore degli uccelli, nelle verdi pianure, a tutti infondendo in petto la dolcezza dell'amore, fai sì che nel desiderio propaghino le generazioni secondo le stirpi. Poiché tu solamente governi la natura delle cose, e nulla senza di te può sorgere alle divine regioni della luce. Nulla senza te prodursi di lieto e di amabile. Desidero di averti compagna nello scrivere i versi che intendo comporre sulla natura di tutte le cose, per la prole di me mio diletta, che sempre tu, o Dea, volesti eccellesse di tutti i pregi adornata. Tanto più concedi, o Dea, eterna grazia ai miei detti, e fai che intanto le feroci opere della guerra per tutti i mari e le terre riposino subite. Infatti, tu sola puoi gratificare i mortali con una tranquilla pace, poiché le crudeli azioni guerresche governa Marte, possente in armi, che spesso rovescia il capo nel tuo grembo,
vinto dall'eterna ferita d'amore. E così, mirandoti, con il tornito collo reclino, in te, o Dea, sazia anelante d'amore gli avidi occhi, e alla tua bocca è sospeso il respiro del Dio supino. Quando egli, o divina, riposa sul tuo corpo santo, riversandoti su di lui, e fondi dalle labbra soavi parole, e chiedi, o gloriosa, una placida pace per i romani, poiché io non posso compiere la mia opera in un'epoca avversa alla patria, né l'illustre stirpe di Memmio può mancare in tale discrimine alla salvezza comune. L'inno che abbiamo appena letto, come tutti avranno potuto notare, assume le movenze tipiche dell'inno cletico o liturgico, sia nella struttura che nella tecnica compositiva. Struttura e tecnica innologiche che sono state magistralmente analizzate da Edward Norden nel suo esemplare lavoro Agnostos Theos, pubblicato a Lipsia nel lontano 1913, ma così importante e fondamentale che solo recentemente è stato tradotto in italiano per i tipi della editrice Morcelliana. Analizziamole brevemente. Primo, dal punto di vista strutturale, l'inno si articola secondo lo schema classico dell'inno cletico. Inizia con una invocazione o epiclesis, versi 1-2, seguita dalla cosiddetta aretalogia, versi 2-23, ovvero la celebrazione delle aretai, delle virtutes della divinità, che talvolta si risolve, come nel nostro caso, in una vera e propria teofania o epifania. Qui abbiamo l'epifania di Venere in primavera, Venere voluptas, che presiede agli amori, che presiede alla propagazione delle specie viventi. Per addivenire finalmente alla euche, alla richiesta dell'orante, qui, interessante, sdoppiata in due parti. La prima, versi 24-30, con la richiesta dell'assistenza della divinità alla composizione del poema. Te sociam studeo, scribendis versibus esse, quose godere rum, natura pangere conor. E la seconda, versi 40-43, con la richiesta della concessione da parte di Venere di una placida pax per i romani, che consenta la serenità necessaria al poeta per la composizione e al dedicatario per la lettura del poema. Incastonata tra le due richieste troviamo la sezione mitica, qui rappresentata dalla celebre, realistica, ma insieme purissima, descrizione dell'amplesso tra Venere e Marte. Allegoria fin troppo evidente dell'incontro-scontro in rerum natura del principio della vita incarnato da Venere col principio della morte di cui Marte, dio della guerra, è ipostasi tradizionale. Un incontro che nell'ottica epicurea è chiara metafora della esistenza stessa del cosmo, tutta imperniata, secondo la visione e la fisica epicurea, su un'incessante dialettica tra vita e morte, tra aggregazione e disgregazione di atomi. Secondo, per quanto attiene più propriamente alla tecnica innologica, l'inno, specialmente nella sua parte incipitaria, presenta emblematicamente tutti gli ingredienti così ben individuati dal Norden nell'opera citata. Innanzitutto il cumulo degli epiteti topici della divinità. Venere viene qui definita Genetrix, Voluptas, Alma, versi 1-2,
Si pensi però che a questo riguardo alla sequenza ben più rigogliosa presente nel modello saffico, nell'altrettanto noto e sublime inno ad Afrodite. Qui in questo inno di Saffo la dea Afrodite è salutata coi titoli di Poikilotronos, Athanata, Pais Dios, Doloplocos, Potnia. C'è un'esuberanza di epiteti. Lucrezia li riduce a tre. Secondo il du stil, cioè questo stile del tu, cioè questo rivolgersi direttamente alla divinità, e le frequenti anafore sovente del pronome relativo, verso 3, que, che sarebbe poi tu que, e poi verso 6, te, verso 7, tibi. Ma oltre agli ingredienti tipici della tecnica innologica, questo inno, data la sua altissima valenza programmatica ed ideologica, non poteva non attivare al massimo grado tutte quelle scelte stilistiche cui abbiamo avuto già modo di accennare nel commento al primo libro, finalizzate a richiamare la solennità sacrale dell'epica e della tragedia. Di qui l'abbondante ricorso agli arcaismi fonetici, morfologici, lessicali, quali Eneadum verso 1, Dias verso 22, Moenera al posto di Munera versi 29 e 32, Miliziai, questo antichissimo arcaico genitivo in AI dalla prima declinazione verso 29, Mavors verso 32 per Mars, verso 40 Incluta, verso 41 Patriai. Di qui l'esuberante frequenza di termini composti, sappiamo che erano gli ingredienti tipici dello stile epico, spesso di ascendenza omerica ed eniana, quali Navigerum e Frugiferentis del verso 3 e lo splendido Frondiferas al verso 18, che qui richiamo perché veramente riferito questo Frondiferas alle dimore degli uccelli, ossia agli alberi, in uno splendido distico connotato da un vasto polisindeto in duplice chiasmo, icona sublime dell'immenso dominio di Venere, della sua potenza generatrice e fecondatrice che si estende su tutti gli esseri viventi che popolano mari, monti, fiumi, alberi, terre. Sentite, devo per forza leggere in metrica questi due versi bellissimi, 17-18. Denique per Mariac montis fluviosque rapacis frondiferasque domos avium camposque virentis. Ecco, qui c'è tutto un ritmo dattilico, è tutto pieno di dattili questo distico, che sembra quasi riprodurre plasticamente la corsa, scusate, all'accoppiamento di tutti gli esseri viventi sotto l'impulso di Venere Voluptas. Avevo appena detto prima al verso 14, inde fere pecudes per sultan pabula leta, e poi anche le fiere e gli armenti balzano per sultant per i prati, ecco, rigogliosi, dove c'è anche questa splendida alliterazione pecudes per sultant pabula. C'è proprio l'idea che tutti gli esseri della natura che in primavera sotto l'impulso di Venere Voluptas corrono, balzano per accoppiarsi e propagare, lo dice Lucrezio, fai sì che nel desiderio propaghino le generazioni secondo le stirpi. E poi, sempre per quanto riguarda i composti, il solennissimo Armipotens del verso 33
connotante Marte, signore delle armi. Verrebbe voglia di tradurre armi potente. Un'ultimissima, e ho concluso, e velocissima osservazione, questa volta attinente alla struttura stessa dell'intero poema. L'inno appena esaminato, tutto imperniato sulla celebrazione di Venere come forza cosmica che presiede al processo di propagazione della vita nell'universo, si risolve in un vero e proprio inno alla vita. Potremmo definire questo inno a Venere inno alla vita. Collocato all'apertura del poema, cui però fa riscontro alla fine del poema, secondo un raffinato procedimento di ricomposizione, struttura anulare, quell'autentico trionfo della morte, quindi inno alla vita, cui fa riscontro un trionfo della morte, rappresentato dalla celebre, drammatica descrizione della peste di Atene. Una ribadita metafora di sapore epicureo della incessante alternanza tra vita e morte, tra aggregazione e disgregazione di atomi che, come abbiamo detto, costituisce l'esistenza stessa dell'universo. Grazie.